Ha un futuro il teatro? Ecco che la domanda che ci dobbiamo fare al termine delle nostre scorribande futuriste. E che futuro avrà? Ibridato con la webcam? Con internet? Con la televisione? Capace di trovare nuovi luoghi che non siano il teatro all'italiana? Una risposta ce la dà Filippo Timi. Festa! Avanti! Le conoscete questa canzonetta, ma avanti! Festa! Su! Festa! Ce la dà con il suo fisico stesso di attore umbro, con la testa di Carmelo Bene, ma con un strabuzzar di occhi che ricorda quello di Gigi Proietti, con un immaginario pronto a togliere di mezzo l'Amleto, ma anche non insensibile a quello che si può vedere sugli schermi della televisione generalista. Guarda la tua scampetta! Schiaccia di cuore! Recensione futurista. Titolo: Il popolo non ha pane, dategli le brioche. Autore: Filippo Timi insieme a Stefania De Santis. Il popolo non ha pane, dategli le brioche, è una frase di Maria Antonietta. Concezione. Filippo Timi usa questo titolo, anziché un titolo attinente alla storia di Amleto, perché questo è il senso della storia di Amleto. È una storia di potere, è una storia che ci ricorda quel mondo cupo, il Medioevo, dove i regnanti non avevano nulla da fare se non orge continue e tramare l'assassinio dei propri simili. Qualcosa che ci ricorda però anche il mondo in cui viviamo e rispetto al quale forse l'attitudine migliore è quella di ridere. La vita è una canzonetta scema, avanti, piangere i morti, io piangere, mai. Lo diceva anche Umberto Eco in un suo film, in un suo libro, Il nome della rosa. Abbiamo perso qualche cosa di Aristotele, attinente non alla tragedia, ma al riso. Il riso fa bene. Trovate. Le trovate sono tante, a cominciare dal fatto che il fantasma del padre che compare ad Amleto è un fantasma del padre in un corpo vistosamente femminile. Scenografia e luci, un capolavoro di Luca De Marinis che qui rivela la stretta parentela del teatro di Filippo Timi con l'avanguardia. Luci che nascondono e rivelano la scena, fasci improvvisi, luci accecanti, tagli, costumi e toilette. E qui si vede l'altra faccia dell'avanguardia, quello che irride alla convenzione borghese, che fa cadere dall'alto dei siparietti dietro i quali compare prima Marilyn Monroe, che poi alla fine dello spettacolo si suiciderà con la statuetta dell'Oscar. E poi invece compare una stagista che sta lì per caso e che però non vuole tornare a fare il corso di formazione e poi andare in Africa. Pubblico. Ho visto lo spettacolo al Nuovo Teatro Nuovo di Napoli. Il nuovo è uno stabile di innovazione che non è nuovo, alla scoperta di nuovi talenti teatrali e alla loro valorizzazione, ma devo dire che da 10 giorni a Napoli non si parla che di questo spettacolo. Hai visto lo spettacolo di Filippo Timi? Vai a vedere lo spettacolo di Filippo Timi. Com'è bello lo spettacolo di Filippo Timi. Forse il teatro ha un futuro.